Il petrolio per le società industriali è un po' come il cibo per gli organismi viventi, cioè fornisce l'energia per farle funzionare. Questo è vero soprattutto per l'Italia che, come sappiamo, ha una fortissima dipendenza dal petrolio e deve comperarlo quasi tutto sui mercati internazionali. È evidente che le oscillazioni del prezzo, specialmente i forti aumenti, possono creare da noi più che in altri paesi problemi economici e finanziari. Ma chi stabilisce quale deve essere il prezzo del petrolio? Come mai da un giorno all'altro può cambiare oscillando verso l'alto o verso il basso? Chi lo decide? Beh, Lorenzo Pinna è andato a vedere dietro le quinte come si forma il prezzo del petrolio, seguendo la giornata di un investitore e scoprendo cose poco note. Vediamo. Nuovi record per il petrolio, spinto dalle tensioni internazionali. A Londra il prezzo per un barile ha toccato i 74 dollari. Quante Quotazioni volte al ai massimi. giorno lo sentiamo ripetere da radio e televisioni? Decine di volte. È il prezzo del petrolio. Ora sale, ora scende. Raggiunge i 70 dollari al barile, poi dopo qualche settimana precipita a 50, poi riprende a salire. È fra l'altro una notizia molto interessante perché da questo prezzo dipende in ultima analisi anche quello della benzina alla pompa. Ma chi stabilisce esattamente quanto vale un barile di petrolio e dove si fissa questo prezzo? Una precisazione, il barile di petrolio è una vecchia misura rimasta in uso dalla metà del 1800. Quando i pionieri, come il colonnello Drake, scavarono i primi pozzi, misero il petrolio che sgorgava nei barili usati per il whisky, barili che contenevano 159 litri. Dovevo riuscire. Oggi nessuno mette più il petrolio nei barili, ma questa misura tradizionale è sopravvissuta ai più straordinari cambiamenti tecnologici. E questa è la città dove si decide il prezzo del petrolio, New York. La borsa dove viene quotato il greggio non è quella famosa di Wall Street, è una borsa merci dove insieme al greggio vengono anche quotati il gas naturale, i prodotti raffinati come la benzina. Si chiama NYMEX e siamo andati a visitarlo. Nella grande sala dove lavorano gli operatori, le contrattazioni vengono ancora fatte con il vecchio sistema dei gesti. Ognuno di quei movimenti vale come minimo qualche centinaio di migliaia di dollari. Da qui passa una piccola frazione di tutto il petrolio estratto nel pianeta. Ma il prezzo che viene fissato qui è il riferimento per tutti, anche per chi compra o vende senza passare in queste sale. Altra curiosità. Qui viene quotato un solo tipo di petrolio, il cosiddetto WTI, cioè l'intermedio del Texas occidentale, un greggio particolarmente pregiato, il Brunello di Montalcino dei petroli. Esattamente come per i vini, la varietà dei petroli è sterminata. Una volta fissato il prezzo del Brunello di Montalcino del greggio, cioè il migliore, tutti gli altri costeranno sempre meno via via che peggiora la loro qualità. Gli operatori iscritti a questo mercato sono centinaia. E fra loro non ci sono soltanto società petrolifere che vendono il greggio o raffinerie e industrie che lo vogliono comprare. Ci sono anche società finanziarie, fondi comuni e singoli operatori che comprano e vendono milioni di barili di petrolio, come si farebbe con le azioni di una normale borsa, senza farsi mai consegnare un solo barile. Anche se a prima vista queste operazioni speculative possono lasciare perplessi, in realtà rafforzano i meccanismi del mercato. Quanti più venditori e compratori ci sono e quanto più sono informati, tanto meglio funziona il mercato. Ma chi sono quegli operatori solo finanziari responsabili di gran parte delle transazioni che avvengono sul NYMEX? Quelli cioè che si guardano bene dal farsi consegnare i barili di petrolio acquistati. Abbiamo seguito la giornata di uno di loro, Torre della Ghirlandina, Piazza Grande. Non siamo ovviamente più a New York, ma a Modena. Qui abita l'operatore finanziario di cui seguiremo una giornata di lavoro alle prese con i barili del NYMEX. Con internet ormai il luogo di residenza geografica non ha più importanza. Sono le 7 di mattina, troviamo Luca Barillaro, è a quest'ora che comincia la sua attività. Sullo schermo dei computer di casa appaiono le ultime notizie sulla chiusura dei mercati asiatici e il cambio euro-dollaro, un dato importante perché il petrolio è quotato in dollari. Il mercato del petrolio è un cosiddetto mercato 24 ore, cioè è sempre aperto. Quando in Europa è notte, in Asia il petrolio viene attivamente scambiato. Naturale conseguenza è che quando al mattino in Europa ci avviciniamo al mercato del petrolio, è opportuno tenere presente diversi fattori. Il primo è naturalmente la chiusura dei mercati asiatici. In
Il secondo è il cambio euro-dollaro, in quanto il prezzo del petrolio è espresso in dollari, di conseguenza sensibili variazioni di prezzo nel cambio euro-dollaro possono avere forti ripercussioni sul prezzo del petrolio. E da ultimo è opportuno tenere presente i dati economici che verranno rilasciati durante la giornata. Sono le 8:30, un saluto alla famiglia e via in ufficio. A dir la verità, nella mattinata non succede molto. A New York è notte e sebbene il NYMEX sia aperto 24 ore su 24, in realtà i momenti della verità per un operatore finanziario sono ristretti alle vere ore di apertura del mercato americano, quando in Italia è cioè pomeriggio. Agli operatori finanziari come Luca Barillaro non interessa se nel mondo vengono scoperti nuovi giacimenti petroliferi o se le scorte si stanno esaurendo. A loro interessano i movimenti di scambio a breve termine. Vi sono due elementi che provano la caratteristica estremamente speculativa del mercato del petrolio. Il primo è dato dagli scambi sul mercato di New York. Ogni giorno più di 300.000 contratti passano di mano. Se pensiamo che ogni contratto rappresenta 1.000 barili, arriviamo a 300 milioni di barili, quando nel mondo ogni giorno il consumo è di appena 80 milioni di barili di petrolio. Il secondo è ancora più chiaro. Più dell'80% delle posizioni sul mercato future viene chiuso prima della sua naturale scadenza. Ciò vuol dire che meno del 20% dei contratti avrà come conseguenza una consegna fisica del sottostante barile di petrolio. Verso le 2:30 cominciano ad arrivare i primi dati interessanti. Indicatori che mostrano come sta andando l'economia. Se l'economia tira, è probabile che la richiesta di petrolio aumenti e quindi i prezzi. Altro dato importante, le scorte di petrolio che si trovano nei depositi delle compagnie petrolifere. Le cisterne piene significano una grande offerta e quindi prezzi in ribasso. Ci avviciniamo all'ora chiave, le 16, le 10 a New York quando apre il NYMEX. È il momento di studiare i grafici per capire l'andamento, le oscillazioni del prezzo e poi fissare le soglie di intervento, cioè i prezzi ai quali comprare o vendere. I mercati futures nacquero alla fine del 1800 per permettere agli operatori economici di proteggersi dalle oscillazioni dei prezzi di alcune materie prime. Anche se oggi questi mercati sono diventati prevalentemente speculativi, vi è comunque una consistente parte di aziende e di operatori che entrano sul mercato non solo del petrolio, ma anche di altri prodotti energetici, per poter fissare oggi il prezzo del petrolio o di altra energia di cui avranno bisogno da qui a 4 anni. Poi basta un clic con il mouse e si comprano come minimo 1.000 barili di petrolio, la taglia minima di un contratto. Ma si possono comprare più contratti. Sono contratti che si possono rivendere, esattamente come le azioni, 10 minuti dopo, o un'ora dopo, o qualche giorno dopo, ma assolutamente prima della scadenza del contratto. Sono ormai le 20 in Italia, le 16 a New York e il NYMEX chiude. Il prezzo finale lo sentiremo il giorno dopo ripetuto da giornali, radio e televisioni. Un prezzo che è stato fissato attraverso centinaia di migliaia di contrattazioni di migliaia di operatori grandi e piccoli, sparsi in tutto il mondo come Luca Barillaro. Sarà il prezzo di riferimento per poche ore. Poi, domani, tutto ricomincerà da capo.